Siamo in Via Raiale davanti al canile di Pescara che per inciso è adiacente a quella che dovrebbe diventare o forse non più città della musica. Qui la musica è data dall'abbaiare dei cani che però sono inconsapevoli di quanto si sta consumando un po' alle loro spalle, diciamo, perché la denuncia del Movimento 5 Stelle oggi riguarda un progetto che comunque va fatto per spostare questo canile e che però insomma attraverso un bando poi sviluppa una dinamica un po' particolare e un po' strana. Proviamo a raccontarla. Sì, diciamo che dopo 2 anni di amministrazione Masci in realtà si sono finora soltanto rincorse tante promesse, tanti progetti più o meno ambiziosi senza che fosse fatto nessun passo concreto verso una reale soluzione. Soluzione che invece si è rappresentata nel momento in cui nei mesi scorsi il Ministero dell'Interno ha messo a disposizione appunto un bando con 10 milioni di euro destinati proprio ai comuni come quello di Pescara in dissesto o predissesto finanziario, appunto per la messa a norma di canili già esistenti o per la realizzazione di nuovi rifugi. Nel mentre noi eravamo in trattativa, noi come comune, con un benefattore privato che aveva, come dire, manifestato la sua disponibilità a cedere gratuitamente al comune di Pescara un terreno. Fatto salvo poi che in realtà questa iniziale disponibilità si è tradotta in realtà in una serie di condizioni inaccettabili per il comune di Pescara, come ad esempio il fatto di voler imporre un progetto realizzato da un tecnico di fiducia di questo privato, così come la volontà di conservare una proprietà immobiliare all'interno del futuro canile o di voler imporre un proprio responsabile di propria fiducia che avrebbe gestito poi tutte le adozioni dei cani ospiti della struttura. E nel mentre noi purtroppo abbiamo avuto la brillante idea come comune di partecipare nonostante tutto a questo bando presentando questo progetto e indicando questo terreno. Quindi ora rischiamo di vivere il paradosso di vincere magari questo bando ma non poter utilizzare il finanziamento perché non abbiamo la proprietà né del progetto né del sito indicato per la sua realizzazione. Significa che nessuno si è preoccupato di predisporre un proprio progetto. L'unica scelta o idea che abbiamo avuto è quella di prendere l'unico progetto che in quel momento era disponibile negli uffici, indipendentemente da come fosse o da chi fosse stato redatto, pur di partecipare a tutti i costi ad un bando.